Consigliere Pedacci, parliamo un po' del Consiglio Comunale di Crotone. C'è un atteggiamento un po' critico e soprattutto forse in questo momento che l'amministrazione comunale e il Consiglio Comunale dovrebbero essere uniti, sono completamente separati. Non c'è stata mai unità di intenti, mai si è riuscito a scindere il fatto personale dal politico. E io la ringrazio per la domanda, ma le devo dire che bisogna abbassare i toni da ambedue le parti, ma soprattutto chi ha un ruolo istituzionale di alto livello deve essere, come si dice, il buon padre di famiglia che deve dare il buon esempio al figlio che va a scuola. Ma perché succedono queste cose? Guarda, una domanda che mi mette in imbarazzo. Posso fare pure io il mea culpa, però chi non ha colpe scagli la prima pietra. Il problema vero è questo, che nell'assise che io ormai frequento da 10 anni, le posso dire che il ruolo politico del consigliere comunale in questa consigliatura è stato svilito in tutto e per tutto, quindi non c'è nessun dialogo, nessuna comunicazione e non c'è come dire, parte attiva da parte dell'amministrazione con i consiglieri comunali dell'opposizione, soprattutto con i capigruppo. Quando non ci sono le riunioni delle commissioni, non si discute di problemi che riguardano tutti e che quindi poi arrivano in consiglio comunale? Le commissioni sono propedeutici al ruolo del Consiglio Comunale. Il problema è come si è verificato l'altro giorno, che una proposta di regolamento di commissione presentata dall'assessore Corigliano, la prima seduta di Consiglio Comunale viene sciolta per mancanza di numero legale e nella seconda convocazione viene ritirato il punto all'ordine del giorno, vuol dire che nemmeno parlano i consiglieri di maggioranza con la Giunta. Insomma, una situazione molto critica. Molto critica e dico la verità, devo essere con onestà intellettuale, non è che mi preoccupa più di tanto, però sminuisce il ruolo che è quello di avere un'assise che sia competente e soprattutto idonea a risolvere le problematiche della città di Crotone.